Benvenuti in questo quinto episodio di questo Survival Guide to Sunset, in cui cercheremo di creare proprio degli oggetti e di vedere come vengono su Sunset partendo da Blender. Non faremo una spiegazione massiccia di Blender perché ho fatto già un sacco di altri corsi, o comunque ne farò altri speciali poi dopo, ma era solo per farvi vedere il sistema, cioè la modalità. Quindi noi andiamo in Create e per cercare di ridurre i tempi di attesa facciamo una creazione di una nuova esperienza che chiamiamo 0, per dire che non ci sarà quasi niente dentro questa esperienza, c'è soltanto un base template scene. Facciamo Create e quindi vediamo se riusciamo effettivamente a importare. Allora, 0, quindi se noi visitiamo la nostra esperienza, 0. Per quanto piccola, alla fine ci impiega il suo tempo, però comunque è arrivato. Ah, ecco, una piccola cosa che mi capitava, che a volte non mi faceva vedere l'esperienza, dovevo fare clic qua, eccetera. Okay, abbiamo la nostra esperienza, vedete che qui abbiamo questa cosa, mettiamo un po' in pratica alcune cose che abbiamo imparato, quindi andiamo in Edit Scene e andiamo nelle proprietà. Vedete che qui ci sono soltanto tre oggetti: una luce, un punto di spawning dove appaiono le persone e poi un piano. Quindi questo è il piano, questo qui è la luce, che la luce è, vedete che è un po' in cielo, una specie di sole. Poi lo spawn point è quello dove sono posizionato adesso. Ora andiamo in Scene Settings, facciamo Alt, vediamo un attimo se riusciamo a vedere. Ok, quindi questo qui è il punto. Vedete che lo spawn point è un po' più alto rispetto al piano, e qui possiamo fare in modo tale che, non so, ad avere lo sky brightness che sia un pochino meno forte, e poi proviamo a togliere tutti gli effetti di nebbia, non c'è nulla, quindi non c'è niente, quindi abbiamo semplicemente il nostro piano. Ok, allora qua a questo punto dobbiamo andiamo effettivamente in Blender, dove io ho già preparato, giusto per risparmiare tempo. Vedete che siamo in Blender Render, quindi vediamo un po' se funziona. Quindi la tecnica, qui bisogna usare un po' di riti voodoo, nel senso che innanzitutto dobbiamo essere in Blender Render. Poi il materiale che andate ad associare, come vedete, deve avere come specularity la modalità Fong, e questo è un altro punto di partenza. Le immagini che poi andremo a mettere devono essere obbligatoriamente PNG. Qui ho scritto nei miei appunti che deve essere 1024x1024, ma proviamo, al limite poi le ricambiamo di nuovo. Ricordiamoci che la mappatura deve essere sempre fatta avendo una UVMap. Vedete che qui ho messo la sfera, quindi concentriamoci sulla sfera per il momento. Questa è la sfera. La sfera, vedete che adesso ha dei riflessi, quindi ha una specular map, c'ha anche una tridimensionalità, quindi una normal map, e c'ha una diffuse map, che andiamo a vedere quindi qua sul nostro. Prima sul materiale, quindi avendo cliccato destro qua, abbiamo il materiale, poi andando qua vediamo che ci sono le sue tre texture. Come vedete abbiamo applicato una diffuse. Allora qui se togliamo, vedete, la normal map e la cosa, rimane soltanto la diffuse. Quindi qui gli ho applicato una diffuse. La diffuse cosa fa? Se la clicchiamo, vedete che la diffuse è Brick diffuse, è questa immagine. Questa diffuse l'ho applicata, ecco, semplicemente influenzando il colore. Quindi qua influence ho messo il colore, vabbè, mix. Poi abbiamo una normal map aggiunta, questa. Vedete, questa qua gli dà un pochino più di profondità. Se togliamo la diffuse, vedete che fa soltanto proprio le scavature. Ok, quindi la rimettiamo.
questa per la normal map il trucco brevemente è stato quello di andare sul sampling. Da qualche parte qui c'è il sampling, image mapping. Ah sì, dobbiamo selezionare il normal map e tangent mode qua, questo è importante. E poi qui abbiamo messo che l'influenza di questa dovrà essere sulla geometria. Ah, forse ho sbagliato. Ah no, la diffusa, questa è sbagliata perché non è tangent, quindi togliamola. Ok, prendiamo la normal map, questa, ecco, normal map, vedete che quando poi si sveglia adesso ci cioè dovrebbe dare tutta di questo colore viola. Ok, vedete. E poi la colore viola, vedete, normal map tangent, importante. E poi vi ho messo che influenza le normali qua. Buono. E qui ricordiamoci sempre UV map, che è sempre di tipologia questa. E poi in più abbiamo la specular map, questa, che se togliamo questa e questa e mettiamo solo questa, adesso qui si vede poco, ma in realtà l'effetto è quello di far riflettere in determinati punti. Quindi abbiamo messo le tre mappe, abbiamo fatto questo, quindi questo è tutto a posto, no? Ora, per riuscire a esportarlo per Sansar occorre fare l'export e questa volta dobbiamo esportare FBX. E a questo punto dobbiamo selezionare dunque, primissima cosa da fare è dobbiamo accertarsi, magari con il material qua, ok, che di aver selezionato in object mode qua. Di aver selezionato l'oggetto, la sfera che vogliamo esportare. Poi facciamo file export fbx e a questo punto andiamo a verificare che sia tutto a posto. Quindi adesso verifichiamo per prima cosa i passi, poi ci salveremo un operator preset. Vedete qui c'è la possibilità di aggiungere un operator preset, no? Quindi possiamo fare credo più nome e questo operator preset lo chiamiamo Sansar. Ok, quindi nel momento in cui andiamo a prendere Sansar dovrebbe essere questo. Okay. Allora adesso impostiamo FBX 7.4 sotto main, qua dobbiamo premere Selected Objects, poi sotto Geometries dobbiamo specificare tangent space e più l'altra cosa, c'è un'altra cosa ancora da qualche parte sotto che è qui la possibilità di salvare di salvare le immagini, quindi le cose, quindi diciamo salviamo copy, mettiamo copy e mettiamo click qua in maniera tale da fare quindi sono le mesh copy. Ok, quindi a questo punto queste sono le opzioni fondamentali e qui proviamo a esportare sfera.fbx. Facciamo l'export documents. Ok, e andiamo nel nostro mondo di Sansar e facciamo l'upload, cerchiamo di fare l'upload di documenti, quindi andiamo sotto Documents, sfera FBX, ok, e vediamo un po' cosa ci tira su. Qui la cosa interessante è che dobbiamo metterci anche la sfera.fbx qua sotto. Quindi sfera FBX perché sarebbero le collision mesh e quindi andiamo su material settings. Ok, allora vedete che qui abbiamo una cosa interessante. L'albedo map sarebbe la nostra mappa che noi abbiamo chiamato diffuse, quindi infatti lui l'ha riconosciuta. La normal map
è la bricks, la normal, quella che abbiamo messo, la roughness map e la specular. Quindi in realtà le sta prendendo tutte. E sono, ecco, quello che probabilmente manca, che sono, devono essere tutte PNG. Vediamo un po', controlliamo un attimo. Devono essere tutte PNG e quindi adesso andiamo a convertire l'immagine. Se lo faccio con fuori, quindi ripeto tutto mettendo assolutamente PNG. Ok, quindi adesso ho fatto in ordine export, mi sono accertato che fossero tutti PNG, perché ho perso un sacco di tempo su tempo quando ho cercato di inserire delle cose che non fossero PNG, non funzionava un tubo. Le cose fondamentali sono queste tre che abbiamo visto, quindi albedo, normal map e la roughness. Poi vedremo che in realtà potrebbe esserci anche la metalness. Facciamo save settings e poi facciamo un bellissimo upload. Quindi se siamo fortunati, incrociamo le dita perché sennò devo rifare il video, o comunque l'ultima parte, vediamo se ci carica nel nostro inventario questo oggetto, questa sfera. Dice di sì, quindi a questo punto chiudiamo, andiamo nell'inventario e abbiamo la sfera. Questa sfera la possiamo prendere e mettere qui. Ecco, e la sfera l'ha messa. Ecco, l'unico problema che abbiamo, forse, è che non l'avremmo messa lì, ma lei l'ha messa qua. Qual è il trucco? È semplicemente che probabilmente c'è il centro di questa sfera, non è proprio dove noi pensiamo, nel senso che se noi adesso siamo in object mode, ci spostiamo questo. Ah sì, l'ha messa la sfera centrata rispetto all'origine. Vedete che le origini sono quelle. L'origine è laggiù, quindi io direi che se vogliamo essere certi che ce la metta dove vogliamo noi, dobbiamo centrare la nostra sfera e metterla all'inizio. Ma comunque per il momento va bene anche così, eh? Cioè giusto per la cosa che volevo far vedere. Allora, se noi adesso alziamo un po' la sfera, ok, vediamo che la sfera possiamo renderla anche, possiamo innanzitutto comunque aumentarla e diminuirla, quindi vedete che conviene poi centrarla con l'origine giusta. Se gli mettiamo dynamic on, quindi gli mettiamo le varie caratteristiche, quindi come si comporta, insomma, se vogliamo farla di legno ad esempio, questo comporta anche il rumore che fa. Eventualmente la facciamo magari con una scala leggermente più piccola. No, non questo, questo. Facciamo un po' più piccolina qua. E andiamo a vedere adesso se riusciamo a sperimentarla. Ok? Quindi andiamo a pubblicare tutto, build, save e continui. Adesso vediamo se veramente con niente dentro ci impiega i 3 minuti che abbiamo sperimentato prima. Questo è il tempo famelico, building scene, ok, quindi effettivamente più roba c'è dentro e più ci impiega. Quindi se volete divertirvi, vi conviene partire veramente con questa scena minima. Quindi entriamo nella zero. Ok. Ok, siamo nella zero e abbiamo di fronte a noi questa che è la nostra, che è la nostra sfera. Come avete visto c'è il... dunque, essendo dinamica, vedete che ci posso la posso sbattere a destra e manca. E la qualità di questa... adesso facciamo il nostro solito F4. E per salire facciamo W, quindi ci avviciniamo, possiamo esplorarla, quindi possiamo vedere che ha le caratteristiche, sembra
abbastanza realistica, un po' meglio di quello che potrebbe servire in, sembrare in OpenSim o Second Life. Vedete infatti che anche il nostro tessuto è abbastanza realistico, sembra un po' in rilievo, e quindi la qualità delle cose, diciamo meno, poi facciamo un doppio, ok, per avviciniamo e vediamo tutte le nostre cose. Allora, questo, come abbiamo visto, F3 per ridurre. Ok, poi vabbè, altri trucchetti a questo punto che possiamo dire, qua sono F6, no, c'erano dei vari trucchetti, ma vi raccomando comunque, per muovervi bene, c'è una cosa che ho pubblicato, bit.ly sansar shortcuts, che vi spiega un po' bene, in realtà punta poi ai forum, e vi spiega quali sono tutte le cose che dovete premere, quindi WSD, EC, il numpad più o meno, F3 che esce, e c'era quella cosa che volevo capire. Dunque, F3, soltanto in VR mode, ok, quindi in realtà non abbiamo molto di più. Questi qui sono i tasti che abbiamo visto, e quindi questo direi è tutto. Quindi mi aspetterei che chi di voi sa creare col Blender, cioè che sa come fare una UV map, vi ricordo che torniamo qui. In realtà la cosa fondamentale non è neanche mettere le immagini qua dentro, anche se è raccomandabile, così lui sa che ci sono, ma sostanzialmente la cosa più importante è fare la UV map corretta e poi avere queste immagini che si sovrappongono correttamente su questa UV map. Magari solo come tentativo facciamo così, cancelliamo questa sfera, vediamo un po' se abbiamo ragione. Cioè, io prendo questa sfera e la cancello. Prendo questo cubo e lo forzo in modo tale che quindi lo facciamo qua, lo facciamo, lo mettiamo 0, 0, 0, quindi è completamente centrato, lascio capire un attimo, rotazione scala 1, 1, 1, ricordiamoci che anche qua abbiamo le apply scales nel caso, che secondo me apply rotation and scale, e proviamo a fare un secondo export soltanto di questo signore che, avendo lo stesso materiale, ha automaticamente ereditato tutto, quindi adesso, quindi qui siamo export fbx, abbiamo il operator presets sansar. Ok, quindi vedete che c'è copia dei materiali e tutto, ha messo le tangenti, credo, qua, normals, tangent space, credo che me l'ho dimenticato di mettere, forse dobbiamo, non vi ho detto prima il tangent space che è fondamentale, e proviamo a esportare il cubo.fbx, ok? E adesso torniamo in edit mode qua, edit scene, ok, quindi abbiamo visto la sfera e qui facciamo un bellissimo upload, facciamo il browse del nostro cubo, ok, facciamo copia e incolla anche della mesh, opzionale, se non la mettete l'oggetto diventa in sintesi phantom, ma pesa di meno. E poi material settings, andate a vedere se effettivamente abbia capito, quindi albedo, normal, roughness. Poi eventualmente in futuro credo che esplorerò anche la metalness, perché secondo me la metalness dà dei riflessi migliori di quelli che è la roughness. Però per il momento facciamo così e poi facciamo l'upload del nostro cubo. E così magari vediamo anche un attimino, ma avete visto prima usarlo, ma ve lo faccio vedere meglio come si ruotano gli oggetti. Quindi l'ha messo, e se noi andiamo nell'inventario abbiamo il cubo,
E direi che a questo punto è molto, vedete che è stato importante metterlo centrato. Ok, allora solo per quindi qui ci muoviamo e ci abbassiamo, ci avviciniamo al nostro cubo. Vedete, qui abbiamo tutte queste maniglie per vedete, cliccando su questa maniglia qua lo ampliamo, lo riduciamo, no? Quindi diventa più o meno grosso, così lo si ruota. E così lo si porta in alto, ok? Quindi abbiamo anche qui le proprietà e qui se vogliamo renderlo fisico, diciamo come si faceva una volta, si fa on e qui ci sono le sue caratteristiche con cui giocarci. Quindi densità, friction, bounce, non li ho ancora esplorati, ok? Quindi facciamo il build di questa scena. Io ho visto che il building adesso ci impiega veramente quei manciata di secondi che mi aspettavo. Uploading. Facciamo il visit della nostra installazione. Ok, e quindi abbiamo il cubo, abbiamo la nostra pallina lì e abbiamo il nostro cubo che è abbastanza, ecco, lo riusciamo a muovere, ma è, vedete, è un po' più denso. Allora, questo è più o meno, e tra l'altro vedete che si comporta anche in maniera discreta rispetto ai riflessi, quindi mi aspetterei adesso che in qualche misura poter importare anche le vostre costruzioni che avete fatto nel corso di Blender, e questo sarà anche uno degli obiettivi dei prossimi mesi, cioè riuscire a portare le costruzioni che abbiamo fatto in Sansar e poi forse anche in High Fidelity. Ultimissima cosa, c'è sempre delle cose che mi sfuggono, è che quando dunque qui tra le varie opzioni si può lasciare l'esperienza. Quindi tempi biblici suoi. Ora, quello che è interessante, se voi non volete pubblicare l'esperienza, ma volete invitare lo stesso qualcuno a venire a casa vostra, potete andare qui e c'è la possibilità fra le opzioni di copiare la URL. A questo punto vedete che c'è praticamente c'è il nome dell'utente che l'ha creato, il nome dell'esperienza, e con questa cosa altre persone possono entrare nella vostra esperienza semplicemente digitando questo link. Vedete, sarà 0 video 0. Ecco, e poi facciamo visit. E facendo visit, ok, lui dice l'ha fatto, però facendo così lui in sintesi rilancia il dovrebbe rilanciarlo. Ecco qua che lo sta rilanciando. Mi chiede se sono sicuro che voglio visitare l'esperienza e poi mi entra nell'esperienza e quindi questo è un modo per far visitare le vostre esperienze. Allora, sopravvivenza 000, direi che questo gruppo di 5 video dovrebbe essere sufficientemente espressivo. Vi ringrazio e vediamo poi di approfondire con le prossime settimane.